pace e bene. Dal santuario di San Leopoldo in Padova trasmettiamo ora la Santa Messa e affidiamo l'intercessione di San Leopoldo tutte le vostre intenzioni. Iniziamo con il canto Signore ascolta, Padre perdona, numero 121. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Gesù Cristo, il Giusto, intercede per noi e ci riconcilia con il Padre. Per accostarci degnamente alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore pentito. Signore, che ci inviti al perdono fraterno prima di presentarci al tuo altare. Kyrie eleison. Cristo che sulla croce ha invocato il perdono per i peccatori. Christe eleison. Signore, che hai effuso lo Spirito per la remissione dei peccati. Kyrie eleison. Dio onnipotente e buono, abbia compassione di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Non ci abbandoni mai la tua grazia, o Signore, ci renda fedeli al tuo santo servizio e ci ottenga sempre il tuo aiuto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni Azaria si alzò e fece questa preghiera in mezzo al fuoco e, aprendo la bocca, disse: «Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non infrangere la tua alleanza, non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo, tuo amico, di Isacco, tuo servo, di Israele, tuo santo, ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare. Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione. Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
Ora non abbiamo più né principe, né profeta, né capo, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso, né luogo per presentarti le primizie e trovare misericordia. Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli. Tale sia oggi il nostro sacrificio davanti a te e ti sia gradito, perché non c'è delusione per coloro che in te confidano. Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto. Non coprirci di vergogna, fa con noi secondo la tua clemenza, secondo la tua misericordia. Salvaci con i tuoi prodigi, da gloria al tuo nome, Signore. Parola di Dio. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via. Ricordati, Signore, della tua misericordia. Gloria. Gloria e lode a te, o Cristo. Ritornate a me con tutto il cuore, dice il Signore, perché sono misericordioso e pietoso. Gloria e lode a te, o Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio,
io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Ieri abbiamo accennato all'importanza di accettare Gesù con le sue proposte di vita, che non sempre combaciano con il nostro modo di pensare, di volere e di operare. Anche oggi il brano del Vangelo ci propone una lezione molto importante di Gesù, anche questa difficilmente possibile da accettare nella nostra vita, che non sempre vogliamo accettare, che facciamo fatica ad accettare. Ci parla del dovere del perdono. Questo brano del Vangelo è tratto dal capitolo 18 del Vangelo secondo San Matteo, dove sono stati raccolti gli insegnamenti di Gesù riguardo ai rapporti fraterni in comunità, e ci presenta l'impegno forse più difficile da capire, quello del perdono. Probabilmente la scelta più ardua da compiere per vivere in comunione con noi stessi, con i fratelli e quindi con Dio. Se il mio fratello commette delle colpe contro di me, quante volte dovrò perdonarli? Fino a 7 volte? È la proposta generosa di Pietro. 7 volte rispetto alle 3, il numero massimo del perdono secondo la casistica giudaica. Forse Pietro si aspettava un elogio da parte del maestro. 7 è più del doppio di 3. E invece Gesù risponde in maniera spiazzante e quasi paradossale allo stesso tempo. Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, cioè sempre, senza misura, senza contabilità. Possiamo chiederci, ma è possibile concretamente fare quello che Gesù ci chiede? Va bene fino a 3, per i più bravi anche fino a 7, ma sempre, come si può fare? Dobbiamo credere che sia possibile, innanzitutto perché il Signore non può comandarci cose impossibili, e poi perché con il suo aiuto, con la sua grazia, possiamo davvero realizzare il suo comando, il suo invito. Possiamo ancora chiederci, e qual è la ragione per la quale dobbiamo perdonare? Ce lo ha spiegato in maniera fin troppo eloquente la parabola di Gesù. Siamo chiamati a perdonare sempre al fratello e alla sorella perché noi stessi abbiamo sempre bisogno di essere perdonati da Dio. Anzi, in un certo senso, siamo noi a dare a Dio la misura della misericordia per i nostri peccati, che non cessano con triste monotonia di ripetersi ogni giorno. Ed è questo che Gesù ci ha insegnato a chiedere al Padre: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Lo Spirito Santo ci aiuti a comprendere la parola e a metterla in pratica.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto noi, Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Concedi, o Signore, che questo sacrificio di salvezza ci purifichi dai peccati e ci ottenga il dono della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te le nostre lodi, Dio Padre onnipotente, per i prodigi che operi in questo mondo per mezzo di Gesù Cristo, Signore nostro. In un mondo lacerato da lotte e discordie, riconosciamo la tua opera che piega la durezza dei cuori e li rende disponibili alla riconciliazione. Con la forza del tuo Spirito agisci nell'intimo dei cuori, perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'odio è vinto dall'amore, la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli, cantori della tua gloria, innalziamo con gioia l'inno di benedizione e di lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua. Padre onnipotente, noi ti benediciamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, venuto nel tuo nome. Egli è per tutti la parola che salva, la mano che tendi ai peccatori, la via che ci guida alla tua pace. Quando ci siamo allontanati da te a causa del peccato, tu ci hai riconciliati per mezzo del tuo Figlio, consegnato alla morte per noi, perché nuovamente rivolti a te ci amassimo gli uni gli altri come lui ci ha amati. Per questo mistero di riconciliazione ti supplichiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane nelle sue mani,
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, in quella sera, prese nelle sue mani il calice della benedizione e, confessando la tua misericordia, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio della perfetta riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Ti preghiamo umilmente, Padre Santo, accetta anche noi con l'offerta del tuo Figlio e nella partecipazione a questo convito di salvezza donaci il tuo Spirito, perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia. Egli renda la tua Chiesa segno di unità tra gli uomini e strumento della tua pace, e ci custodisca in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, il Collegio Episcopale e l'intero tuo popolo. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati nel Signore. Antonio e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocati intorno alla mensa del tuo Figlio, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, gloriosa Madre di Dio, con gli Apostoli, tutti i Santi, nel convito della Gerusalemme Nuova, dove splende la pienezza della tua pace. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, abbi pietà. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà.
Agnello, Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che nutrito di te spiritualmente possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Questo è il mio comandamento, che vi amiate come io ho amato voi. Preghiamo. La partecipazione ai santi misteri rinnovi, o Padre, la nostra vita,
ci ottenga la libertà dal peccato e il conforto della Tua protezione. Per Cristo nostro Signore. O Dio, Tu manifesti la Tua onnipotenza soprattutto nella misericordia e nel perdono, e hai voluto che San Leopoldo ne fosse Tuo fedele testimone. Per i suoi meriti concedi a noi di celebrare nel sacramento della riconciliazione la grandezza del Tuo amore. Amen. Il Signore sia con voi. O Dio, Maestro e guida del Tuo popolo, allontana da questi Tuoi figli i peccati che li opprimono, perché vivano conformi alla Tua volontà e sicuri della Tua protezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Madonna di Częstochowa, 155.